a rendersi visibili i primi segnali che occorre decifrare, proiettati come sono in quella singolare atmosfera fra il religioso e il politico, che è la dimensione stessa dell'interregno, oggi come ieri. Un primo segnale abbastanza decifrabile è venuto da Genova, dal cardinale Giuseppe Siri, che dà il sapore di una autocandidatura piuttosto precisa. Giovanni Paolo I, ha detto in sostanza l'arcivescovo, ha avuto spalle fragili, troppo fragili per il suo compito, una presenza sorridente. Apparve e scomparve come un richiamo di Dio, ma visse un dramma. Quando i fumi d'incenso si diradarono, la realtà di un sommo pontificato gli apparve attraverso la severa consuetudine quotidiana, temette per la capacità delle fragili spalle. Chi ricordi come in passato le omelie per il Papa defunto siano state spesso indicazioni di programma, non sottovaluterà questo accenno alla fragilità, a cui implicitamente si contrappone quell'immagine di vigore che ha sempre contraddistinto Siri. Giuseppe Siri, uomo del cattolicesimo tradizionale e tradizionalista, avversario delle innovazioni. Durante il concilio, il triangolo Ottaviani-Siri-Ruffini oppose una tenace e costante barriera all'offensiva dei Giovannei. Fu il triangolo della difesa della vecchia immagine della Chiesa. Occorre dire che gli anni non sono passati invano e che il cardinal Siri è troppo buon politico per non avere addolcito le punte e per non presentarsi oggi in termini più accettabili alla parte avversa. Un altro segnale viene da Milano e anch'esso in chiave di conservazione. Il cardinale Giovanni Colombo ha ricordato il Papa scomparso mettendo in rilievo due sue prese di posizione, quella contro le cosiddette creatività stonate in materia di liturgia e quella a favore dell'autorità.